Ciao amici della montagna, eccoci qui oggi da Sportler ad Affi per parlare di ramponi e sul loro utilizzo con il nostro esperto di montagna Maurizio Marogna. Prego Maurizio. Grazie Cristiana, ciao a tutti. Oggi parliamo di ramponi e di ramponcini. Facciamo un po' di chiarezza sui vari modelli e a cosa servono. In questo periodo servono assolutamente perché c'è ghiaccio dappertutto, pochissima neve, quindi è assolutamente importante avere i piedi e uno strumento che ci permetta di non scivolare, di non farci male e anche peggio. Allora facciamo un po' di chiarezza, parliamo di ramponi, ok? Parliamo di ramponi, i ramponi ce ne sono varie marche in commercio, vi faccio vedere quelli che vengono usati di più. C'è questo modello, allora sono 12 punte, ce ne sono anche da 10, però 12 punte chiaramente tiene di più. Sono 12 punte, sono circa 4-5 cm di penetrazione nel ghiaccio. Hanno un puntale con due punte anche sulla parte anteriore e si possono fissare agli scarponi in modo universale. Quindi questo modello va bene per qualsiasi tipo di scarpone. Io ve ne ho preso uno per farvi un esempio. Non servono scarponi particolari e non devono avere particolare predisposizione all'aggancio, perché queste due possibilità riescono a chiudere il piede nella sua totalità. Questo avvolge completamente il piede, si aggancia e mi permette di non avere assolutamente momenti di scivolamento. Quindi sono, scusami, universali, questi vanno bene per qualsiasi scarpone. Chiaro che d'inverno si userà uno scarpone un po' più sostanzioso rispetto all'estate, comunque qualsiasi tipo di scarpone va assolutamente bene. Questo è l'unico. Ok. E poi questo, cioè vedo, okay. Diverso. Oh. La differenza tra l'universale e il semiautomatico, questo è un semiautomatico, come vedi, davanti ha la possibilità di fermare la punta della scarpa e dietro ha un attacco che è una mola come fosse un attacco da sci. Sì. È chiaro che qua non può andare bene lo scarpone che abbiamo visto prima perché non ha la possibilità di avere l'aggancio dietro, vedi qua? Sì. E quindi bisogna avere uno scarpone come questo che abbia un po' di tacco dietro, questa possibilità di agganciare la mola. Anche questo è un 12 punte, è la stessa marca dell'altro, quindi cambia solo che uno è universale e un altro è semiautomatico. Ok, quindi cambiano anche gli scarponi poi da inserire. Perfetto. E questo invece è diverso da questi due. Sì. Che cos'è questo? Allora, questo qua è un... Lo chiamiamo ramponcino, lo chiamiamo catenelle. E come vedi, la possibilità di avere un grip sul ghiaccio, parlavamo di 4-5 cm su questo, qua se vuoi che lo misuriamo siamo a qualche millimetro. Sì, decisamente. Perfetto. E poi la possibilità di fissarlo allo scarpone è decisamente minore perché non abbiamo fibbie, non c'è assolutamente nulla che stringa, qua c'è questo elastico che può essere messo intorno allo scarpone. Questo io lo chiamiamo ramponcino, lo chiamiamo catenelle, però in realtà io questo lo sconsiglierei assolutamente in montagna. Okay. Perché non ha presa laterale, non ha niente sulla punta. E poi una cosa particolare che va detta assolutamente, questi ramponi hanno tutti questa struttura, vedi qua sotto dove sì. Viene appoggiato il piede, che è una struttura che permette che non si crei zoccolo. Quindi qua sotto non si crea uno zoccolo né di neve né di ghiaccio, quindi le punte attaccano sempre. In questo modello invece se guardate tutti, non c'è possibilità di avere un antizoccolo. Quindi provo a pensare, se qua sotto mi si fa un centimetro di ghiaccio, ho ghiaccio con ghiaccio e quasi si sta meglio senza, okay. Con il grip degli scarponi. Quindi questi io li consiglierei per un uso urbano. Oppure in città, quindi. Città o su terreno innevato ma pianeggiante, dove non ci siano né dove non ci sia pendenza, quindi. E soprattutto anche passaggi in costa dove potrei scivolare verso male. Ecco, un altro consiglio che vi do, questa è cordura, quindi crea un'abrasione sugli scarponi quando si mette. Quindi quando si mettono i ramponi, vanno montati la prima volta, si fa qualche metro, e poi vengono ripresi in mano e magari tirata ancora un po' la fettuccia, in modo che non ci sia sfregamento della fettuccia sulla scarpa, perché la rovina. Ah, si potrebbe rovinare. Sì, quindi in realtà montati gli scarponi, può succedere che il primo montaggio magari
si monta, si tira al massimo, però magari non è al massimo. Qualcosa scappa. Cioè. Benissimo, si fa qualche metro, si va avanti un po' e poi si riposiziona in modo da essere sicuri che il piede sia veramente fermo sullo scarpone, sul rampone. Bene. Ok? Perfetto, direi. Abbiamo fatto un po' di chiarezza? Beh, penso proprio di sì. Quindi, mi raccomando, ramponi e non ramponcini se andate in montagna. Quindi possiamo dire infine che... Che è bellissimo andare in montagna, ricordiamoci sempre della sicurezza. Ciao, ciao a tutti.